Ciao a tutte ragazze, allora oggi è il, vediamo un po', il 15 luglio e devo dire che il tempo qui è bruttino, la verità. Ha fatto freddo, ha piovuto, stenta veramente ad arrivare questa estate, che primavera. Comunque, il canale è rimasto in stand-by un po' per qualche giorno perché ho preparato un esame che ho dato lunedì ed è andato bene. Oggi volevo fare con voi il tag testa o croce. Non ci fate caso perché sto preparando un altro esame, quindi sto un po' in fase di rodaggio. Allora, bisogna utilizzare una moneta, io ho preso questa qua del 2 euro. Ovviamente questa sarà la testa e questa sarà la croce. Non sono brava a tirare, quindi vedremo quello che esce. Allora. Croce. Non l'ho modificato, stava qui, ragazze. Ho soltanto girato. Allora, è uscito croce. Se usciva testa dovevo usare un rossetto rosso come blush. Uscito croce, qual è il tuo blush preferito? E vai. Allora, il mio blush preferito che io utilizzo tutte le mattine, per tutti i giorni, è questo qua della Essence. No, della Easy Paris. Il numero 6. Come vedete è quasi, oh, finito. Non fate caso allo smalto. Ecco qua, un colore naturale, quindi non è artificiale, non appare come un punto nell'occhio tipo Heidi, si sfuma facilmente, quindi mi piace tanto. Allora proviamo. Riuscite a vedere? È uscito testa questa volta, crea una palma sulla testa. Croce, qual è il tuo prodotto preferito per capelli? Una palma sulla mia testa. Mi sono appena lavati i capelli, sono un po' bagnati, ma immagino, io ho capelli corti, quindi dovrebbe essere così, tipo. Ragazze, passatemela per buona, che io i capelli non li so proprio utilizzare. Ah, però si sta freschi. Forse dovrei mettere una mollettina. Vabbè, facciamo il video di queste condizioni. Allora, uno, due. Croce. Testa, usa il correttore come se fosse il rossetto. Croce, qual è il tuo rossetto preferito? Allora, il mio rossetto preferito, questo lo utilizzo molto in inverno in quanto è opaco, dura sulle labbra e mi dà un bell'effetto perché in inverno siamo anche un po' più chiare, di colori, quindi non lo so, mi piace. E questo qui della Rivel che ha tantissimi anni. Ed è, infatti, è quasi, quasi finito. Ed è questo colore qui, ma in realtà è molto più chiaro. In realtà è molto più chiaro, che durante l'estate con l'abbronzatura è brutto, ma durante l'inverno è molto molto bello. Questo è, non lo so il numero perché è vecchio. Quindi è abbastanza vecchio e non saprei proprio, era questa linea della Rivel tutta fatta così, infatti è tutta rovinata, ma mi piace tanto. Allora, croce! Madonna ragazzi, mi sta andando benissimo.
Allora, hai la testa e la possibilità di essere abbronzato oggi? Usa la tua terra come se fosse la Cipria. Croce, qual è la vostra terra preferita per la vostra carnagione? Allora, io di solito utilizzo quella della pupa, che avete visto, la numero 2. Però, nell'ultimo periodo mi sta, no, questa, mi sta piacendo, che io la utilizzo come terra, ma in realtà è una cipria. Questa qui, sempre della Rivel, non è che sia chissà che marca. Cioè, ah, forse la 1003, forse, ed è questo color qui. Che è abbastanza naturale, quindi mi crea giusto un effetto leggermente abbronzato, non di più. Testa, ragazze, questa volta testa. Riempite il sopracciglio con la matita per le labbra di vostra scelta. La tua matita, allora, testa, perché ovviamente è uscito. Allora, la mia bellissima matita per labbra è questa qua, che già ve l'ho fatta vedere, della Fibel Paris. Questa qua che mi hanno regalato dal Cosmo, prof. Quindi praticamente dice che dobbiamo riempire il sopracciglio come se fosse una matita per sopracciglia. Ci proveremo, ci tenteremo. Allora, utilizziamo questo specchietto qui. Allora, sono senza appoggi praticamente, senza nulla, quindi vedrò di combinare sicuramente un pasticcio. Non mi vedo. Ma sì. Coloriamoci tutta la sopracciglia di fucsia. È molto più fashion. Mi piace. Ecco qua. Vede niente, non vedete niente. Ah, forse così riuscite a vedere. Comunque, allora, siamo quasi per finire. Croce, e vai, ragazze. Utilizza l'eyeliner come matita labbra. Croce, qual è il vostro eyeliner preferito? Allora, io come eyeliner preferito ho due. Uno è questo qua della Essence che avete visto e rivisto, il Super Fine, che avete visto in molti miei video ed ha un colore così bello netto. E questo poi, questo qui dell'Astra, che è il pennellino, lo scovellino pennellino. Mobile. Ed è così il tratto. È molto più lucido di quello là, però ovviamente quando si asciuga poi diventa anche lui abbastanza, come dire,
asciutto, quindi appare di questo colorito qui. E nulla ragazze, il video tag è finito. Qua dice che mi devo fare una foto, fare una foto e inserirla come immagine in miniatura. Niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!